Sì, un bel incontro, molto partecipato, abbiamo parlato di turismo, di come si può sviluppare l'economia in questo momento, che è ancora un momento di grande difficoltà, però ci sono dei motivi di cambiamento e dobbiamo prenderli a pieno. Per ciò che riguarda la nostra città, il nostro territorio, cioè tutto il Lago Maggiore, dobbiamo sempre di più caratterizzarci per il turismo, per il commercio, per l'eccellenza. La prima cosa è cercare di fare opere pubbliche, perché le opere pubbliche sono miglioramento del territorio, e se miglioriamo il territorio arriva anche il turismo. Quindi noi per la città di Arona abbiamo messo in pista un 2016 con i fiocchi e i controfiocchi, perché faremo tantissime opere pubbliche che diventano poi occupazione, gente che lavora, economia, e questo per noi è assolutamente importante. Più la città diventa bella, più diventa attrattiva e più l'economia cresce. Quindi la logica è proprio quella di creare economia utilizzando le nostre forze, che sono le forze di tutto il Lago Maggiore, cioè le grandi caratteristiche morfologiche che ha il nostro territorio, la grande storia, Arona, San Carlo, La Rocca, Lido, cioè ha delle eccellenze che sono le eccellenze di tutto il Lago Maggiore, che ci invidiano tutti, e quindi dobbiamo farle valere. Un incontro quindi importante anche la settimana prossima. Sì, la prossima settimana ci sarà un incontro proprio in Aula Magna del Comune di Arona con dei numero uno della finanza, delle banche e anche della politica. Avremo l'onorevole Giancarlo Giorgetti che ci darà lo spaccato politico della situazione economica, perché lui è, oltre che onorevole, un economista. Poi parleremo con Angelo Miglietta, che è un numero uno delle assicurazioni generali, delle fondazioni, e quindi potrà darci un po' l'idea del mondo bancario, e l'avvocato Valsecchi, che è stato consigliere di Enel, di Poste, quindi potrà anche darci l'idea di queste grandi aziende, dove va l'Italia delle grandi aziende, ma anche qual è la ricaduta poi sul territorio.